lo so. Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi persino quello non lo diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo tentarci seriamente tra 4 anni, perché queste elezioni molto probabilmente le perde. Quindi diciamo che se ce la faccio al consiglio comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatta adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma è una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. No, ma lo so Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi persino quello non lo diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo tentarci seriamente tra 4 anni, perché queste elezioni molto probabilmente le perde. Quindi diciamo che se ce la faccio al consiglio comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatta adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma è una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. Buongiorno. Le situazioni sono veramente, saranno meravigliose. Un personaggio in cerca d'autore, incredibile veramente, non capisco. No, ma lo so Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi persino quello non diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo tentarci seriamente tra 4 anni, perché queste elezioni molto probabilmente le perde. Quindi diciamo che se ce la faccio al consiglio comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatta adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma è una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. Io ho incontrato questo ragazzo che mi sembra un'anima in pena, lo dico con molta onestà, ora al di là della politica. L'ho incontrato per sbaglio, credo che sia stato sabato scorso per la manifestazione che abbiamo organizzato contro questa ipotesi scellerata del deposito di gas naturale liquefatto lì
nella zona tra Contessa e Pistunino, esattamente a 300 metri in linea d'aria dall'Ariex Flyer, dall'Ariex Sanderson. Ho incontrato là per caso Alessandro Russo, perché credeva, cioè non aveva capito che era una manifestazione organizzata da noi, e quindi era venuto, si era lanciato. Ho detto: puoi rimanere, io non ho problemi, anzi si fa fronte comune su questo aspetto, considerato che il PD tace e che 5 Stelle, peggio ancora, è in imbarazzo, considerato che Mega, il presidente dell'autorità di gestione, autorità portuale, è uomo 5 Stelle. E oggi non ha alibi, perché l'amministrazione comunale non ha mai posto alcuna, gli ha mai messo il bastone tra le ruote, quindi non può dire che i suoi fallimenti sono ascrivibili a un rapporto conflittuale con l'amministrazione comunale. Anzi, questa amministrazione comunale, ma questo lo ha anche detto, riconosciuto in più occasioni, il suo predecessore De Simone, commissario dell'autorità portuale, e questa amministrazione che ha invece sbloccato il piano regolatore portuale, che era da 50 anni che si aspettava, da 50 anni. L'ho incontrato lì, era da tempo non ci vedevamo, perché noi avevamo un accordo con Alessandro Russo, quello di farlo diventare l'eroina degli anti De Luca e di conseguenza essere il candidato del centrosinistra. Infatti tanti attacchi lui mi ha fatto, io l'ho messo bello in bella vista. Infatti tanti mi dicevano: ma perché gli dai confidenza a Russo? Potevo dire in quel momento che stavo lavorando a sceglierci il nostro avversario del centrosinistra, non lo potevo dire. Beh, ora si può dire. Cosa succede? Succede che Alessandro Russo non passa il vaglio di Genovese, perché quando Navarra gli ha fatto il nome di Alessandro Russo, Genovese è andato di testa. Perché? Perché Alessandro Russo con Palato Quero nel 2012 è stato l'autore della sconfitta di Felice Calabrò. Allora per 48 voti non è riuscito a vincere al primo turno e al ballottaggio è stato sconfitto da Accolinti. Russo e Palato Quero, uomini del PD, hanno votato ufficialmente a Corinti, contravvenendo quindi a quella che era la linea del partito, e di conseguenza ha vinto a Corinti. Genovese questa cosa se l'è legata a vita, ovviamente, e quindi ancora Alessandro è traumatizzato da questa vicenda. Io ho detto: allora guarda, considerato che sei uno che ha fatto scelte controcorrente del tuo partito, sai che fai? Visto che allora eri nel PD e il padrone era Genovese, sicuramente un uomo non di sinistra, considerato che ora tu sempre nel PD con i tuoi amici, per carità, ti riconosca meno la coerenza, poi i minchiate che spari sono un'altra storia, e anche gli atteggiamenti da bolletto sono un'altra storia, perché sei bravo a organizzare festini, però sostanza obiettivamente zero, ma lasciando stare questo. Ho detto: scusami, tu oggi ti ritrovi con un altro padrone del PD che è di destra, perché più uomo di destra di Navarra e di De Domenico non c'è. Quindi il quadro è identico a quello che allora hai
affrontato con a Corinti. Gli ho detto, sai che fai? Io ancora devo chiudere la terza lista. Te ne vieni da noi, alla luce del sole. Noi ti ospitiamo. Ti ospitiamo. E così sporcifichiamo, gli ho detto, questi porci politici. Gli ho detto, se hai le palline, Alessandro Russo, questo devi fare, tu compalato guero. Ti cedo anche il mio posto di presidente del Consiglio Comunale per un'operazione verità. E come faccio? E come non faccio? E ormai, chissà, io ho tanti anti-Deluga. Sì, ma tu puoi continuare a fare politica sulla cultura dell'anti? Ma dove vuoi andare a sbattere? Ma tu lo sai, io alla fine basta solo fare consigliere comunale, non me ne frega niente del resto, ci sei bravo. E quindi del destino della città non te ne frega niente. Bravo, bravo. E allora, cari miei, il tema è questo. Quando io vi parlo di consorterie e di anomalia messinese, l'anomalia è questa, che gli uomini di sinistra, come la sindrome di Stoccolma, sono nelle mani a Messina delle consorterie della destra. Navarra, prima era genovese, sto povero russo, vedete, che fa? Aspetta sempre il turno successivo. Cosa sta facendo per ora? Ovviamente lui dice stesso, dice, tanto lo sappiamo che perdiamo, vabbè, io non metto lingua, perché? Perché le competizioni elettorali sono sempre competizioni elettorali, io in modo laico, come vedete, non faccio lo spacchioso, mi faccio la campagna elettorale. E la campagna elettorale si fa fino all'ultimo secondo di chiusura del seggio. Poi basta, finito, sono tutti là dentro. E si attende il grande giorno. Naturalmente queste espressioni sono un sentiment che al di là ora dell'aspetto si perde e si vince, ma è un aspetto, guardate, che io vi invito ad analizzare. C'è di una sinistra che a Messina ha sempre avuto un padrone negli ultimi 20 anni di destra. Ragazzi, di destra. E la cosa meravigliosa in questo momento qual è? Che il padrone di destra che hanno è riuscito anche ad esprimere un candidato di destra. Ma perché De Domenico, che è di sinistra, è di centrosinistra? Ma che c'entra con centrosinistra De Domenico? Perché ora ha scoperto come si piantano le patate o come si scippano le patate? Signori, avremo modo di spiegarlo noi giorno 1 in piazza, cosa sono le eventuali cose di sinistra che noi abbiamo fatto, chiaro? Adolfo, ti do ragione che la sinistra messina è Gino Sturniolo, per carità, io ho avuto vari confronti con Sturniolo, tranne quando, per giustificare la sua presa di posizione stupida, perché uno che in Consiglio Comunale si dimette e se ne va, significa abbandonare il campo, non per fare qualcosa di più importante, come sto facendo io, e di più necessario per la città, ma è un politicamente un codardo. Poi io rispetto la sua coerenza, ci prendiamo il caffè, come si suol dire. Certamente Adolfo dice, se io fossi uno di sinistra, oggi voterei Sturniolo. Ma non ci sono dubbi su questo. Se proprio vogliamo anche essere chiari, votare De Domenico e votare Croce è la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza. Ed è giusta l'osservazione. Chi realmente si sente di sinistra, che ancora comunque ragiona con queste categorie dell'essere inutili, perché Messina è stata stuprata dalla sinistra, dalla destra e dal centro. Quindi ancora chi è che per le questioni locali, perché posso capire che si parlava già di ambito regionale e ancora anche qui. Abbiamo avuto i governi, gli stupratori di centro, di destra e di sinistra,
Posso capire invece l'ambito nazionale, dove la questione ideologica è ancora più pregnante. Ma che cosa c'entra l'ideologia in un'elezione amministrativa? Perché? Perché se quando uno è a destra non è buono, poi passa alla sinistra e diventa buono. Scusate, quando Navarra era in Forza Italia era il diavolo, ora che Navarra è il padrone del PD, scatta la sindrome di Stoccolma. Ecco qui. E ovviamente l'imbarazzo è tanto. Qua in tutto questo chi è che si avvantaggia di questa situazione? Chi è che si avvantaggia? Oh, signori, è logico che... No, ma lo so Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi... Persino Guerra lo diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo tentarci seriamente tra 4 anni. Perché queste elezioni molto probabilmente le perde, quindi diciamo che se ce la faccio al Consiglio Comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatta adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma... È una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. È una sofferenza, cioè qua c'è là quelli che si intendono ancora di sinistra che, guardate, è pazzesca, è stucchevole. Cioè noi abbiamo la cosiddetta sinistra che soffre e è in attesa di esprimere il candidato a sindaco. Non l'ha potuta fare... Guardate, è veramente meravigliosa sta cosa. Guardiamo le ultime 3 candidature del centro-sinistra a Messina, chi sono. Nel 2012 era Felice Calabrò, espressione di genovese, il candidato ufficiale del centro-sinistra. Nel 2018 è stato il professore Saitta, che non so cosa ha di sinistra. Di sinistro potrà avere tanto, ma di sinistra il professore Saitta non ho idea che cosa abbia. Mi pare che la sua cultura sia liberale, eccetera eccetera, laica, non ho idea. Poi sapete le categorie dell'essere che vengono utilizzate da questi professori per confonderci le idee a noi poveri ignoranti sono tantissime. Oggi chi è? De Domenico. De Domenico, uomo di destra, compare ovviamente di genovese. E questi sono i risultati. Cioè noi avremo una sinistra che soffre, che aspetta, attendere prego. Attendere prego. Dici, si erano proposti, è vero, Alessandro Russo si era proposto. Si era proposto. Avete capito? Ah, sindaco, perché avevamo lavorato in questi anni così. Genovese ha detto no. E dice, ma che c'entra Genovese col candidato di centrosinistra? È tutto un filo che si conduce a una chiusura di scelta familiare. Questa è un'unica famiglia. Anche Maurizio Croce fa parte della famiglia di Genovese, te lo spiegheremo nei prossimi giorni, perché unica famiglia, unico ragionamento, unica consorteria, obiettivo, andiamo addosso a De Luca, tutti assieme pur di ammazzare De Luca, tutti contro Basile, che viene utilizzato, vengono utilizzati tanti appellativi. Basile, uomo del fare, grande tecnico, visione amministrativa smart, immediata, e ora apprezzate, state apprezzando anche le capacità politiche e avrete modo ancora sempre più di apprezzarle. E ha una caratteristica, è la continuità della strategia dell'amministrazione De Luca, di cui lui faceva parte.
alla luce del sole. Ecco, queste sono le questioni. E naturalmente bisogna saper affrontare esattamente anche queste anomalie. Chiudiamo con questo argomento, con l'ultima, proprio sentiamo per l'ultima volta e passiamo ad un altro argomento importante. No, ma lo so Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi, persino quello lo diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo diventarci seriamente tra 4 anni. Perché queste elezioni molto probabilmente le perde, quindi diciamo che se ce la faccio al Consiglio Comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatto adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma è una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. Ridentiamo un attimino. No, ma lo so Giovanni, ma non è che io non sia d'accordo fino all'ultimo, come tu ben sai. E quindi, persino quello lo diceva, però poi alla fine abbiamo dovuto fare di necessità virtù, soprattutto se vogliamo diventarci seriamente tra 4 anni. Perché queste elezioni molto probabilmente le perde, quindi diciamo che se ce la faccio al Consiglio Comunale e continuo a fare il mio lavoro per come l'ho fatto adesso, a maggior ragione se all'opposizione tra 4 anni tocca a me, non c'è nessuno che potrà prendere a me, tocca a noi come gruppo, insomma è una sofferenza, una pazienza, ecco perché ti vorrei chiedere una mano forte quest'anno. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Io vi ricordo sempre che allora, ieri abbiamo presentato, come sapete bene, la nostra sesta lista a Momessina e ringrazio tutti i candidati e le candidate. Ci mancano ancora 4 candidati, mi pare, sì, per chiudere la lista, mai più baracche. E quindi invito gli amici baraccati, gli ex baraccati, a contattarci, così chiudiamo e presentiamo anche quest'altra lista la prossima settimana. Mi pare che ne mancano 4 e chiudiamo la lista a 32, quindi contattateci per favore, perché questa volta le baracche saranno protagoniste, non saranno invece sudditi del voto, protagonisti. Quindi contattate la nostra segreteria 335-76-26-026. Lo dico agli amici che ancora vivono nelle baracche e quelle che sono uscite dalle baracche. Nella lista mai più baracche, 335-76-26-026. Ci tengo a completare questa lista. Poi abbiamo l'ultima lista che stiamo chiudendo, che si chiama Gli Amici di Federico, è un gruppo di amici che ha proposto questa lista e, se non ricordo male, mancano ancora 6 candidature. Quindi chi oggi, nell'ottica proprio di esprimere l'amicizia a Federico Basile, vuol stare con noi, ci contatti e così chiudiamo la prossima settimana. Tenete conto, ieri abbiamo fatto il primo incontro formativo con i candidati, perché noi con i candidati abbiamo un ciclo di incontri di formazione pure, dove anche daremo il manuale aggiornato, quello sull'aspirante amministratore municipale, che ho scritto io nel 2018, ora lo stiamo aggiornando. Spiegheremo come funziona un palazzo municipale, le competenze della giunta, la competenza del consiglio comunale, e quindi donerò questo manuale, questo bignamino, a ogni candidato. Spiegheremo anche cosa abbiamo fatto e daremo questo. Questa qui la faremo avere anche a De Domenico, la faremo avere anche a Croce, lo faremo avere a Sturniolo, anche se Sturniolo un po' rispetto a loro ha studiato, devo dire. Lo faremo avere anche agli altri candidati a sindaco, e a Todaro, a tutti. In particolare però lo vogliamo dare a De Domenico, che continua a fare gaff, perché va a Piazza Gairoli, riqualificheremo Piazza Gairoli.
permette, professor Dottore, Piazza Cairoli è stata già appaltata i lavori. Non l'avete iniziato, l'ha iniziato ora il commissario, perché hanno preferito rinviarla a settembre, perché c'è la stagione estiva. La verità è che ci sono le elezioni, non si vuole dare soddisfazione a questa amministrazione che ha risolto un altro problema. 700.000 euro di finanziamento recuperato che risaleva al 2010-2011. Appalto fatto. Ok? È andato dall'Unione Cechi al centro Lenkeller e gli ha detto che la scuola guida nazionale di addestramento dei cani per ciechi, per non vedenti, e gli ha detto: tranquilli, garantisco io che vi porteremo alla città del ragazzo. Poveretto, non sapeva che avevamo fatto già una procedura concertativa alla quale aveva partecipato l'Helen Keller, ma devo dire che loro con molta onestà lo hanno. Sì, Nunzio, ne stamperò almeno 3.000 copie, Nunzio, quindi chi vuole il manuale dell'aspirante amministratore municipale lo potrà avere. Oh. I nostri sostenitori non ci sono problemi, a me piace spiegare e soprattutto cercare di dare quelle nozioni di vita, perché l'amministrazione vera è un'esperienza di vita. Lasciate stare il combinato disposto dell'articolo 8 alla pesca e lezioni da questo punto di esperienze di vita che io metto a disposizione con grande piacere. Sulla città del ragazzo, finanziato con 55 milioni di euro del PNRR, progetto fatto da me. Perché nessuno parla del progetto innovativo La Cittadella dei Diritti? Cioè, a Messina nascerà una cosa meravigliosa che non esiste in Italia, dove finalmente si sopperisce anche a quella che era l'esigenza di assistenza pubblica alle famiglie che hanno la necessità di fare dalla fisioterapia ad altri servizi ai propri figli e li devono portare a Naso o a Nizza di Sicilia. Perché è una vergogna che a Messina non c'è un centro del genere, che non c'è mai stato. Bene, ora ci sarà. Ed è la cittadella, l'ex cittadella del ragazzo. 5 ettari di struttura innovativa. Che ci fosse stato qualcuno a complimentarsi, ragazzi. Non solo per l'idea, perché l'amministrazione De Luca ha idee innovative, ma perché abbiamo anche portato il finanziamento. 55 milioni di euro, avete capito? E di queste cose ne parleremo l'1 maggio cominceremo alle 19 puntuali a Piazza Duomo. Alle 19 l'1 maggio si apre la festa del lavoro che abbiamo svolto, la festa dei lavoratori anche. Ci saranno tante band, ci sarà il mio intervento comiziale, si continuerà fino a mezzanotte, ci saranno anche Peter Pan con Cateno De Luca che raia, e così mi rilasso pure un po', però vi trasmetto anche attraverso il mio raio, credo, dei concetti importanti. Chiaro? Bene, questa relazione qua, relazione di fine mandato, che abbiamo stampato a spese nostre, ok? E quindi la possiamo distribuire solo noi. Questa è stata, c'è una copia approvata il 14 di febbraio a Palazzo Zanca, che è l'approvazione della relazione di fine mandato. Bene, questa è la sintesi delle tre relazioni annuali che abbiamo fatto, che in Consiglio Comunale non hanno mai voluto discutere, tranne la prima. E oggi sparano cazzate. Ma infatti se De Domenico è ignorante sulle cose che si sono verificate a Messina negli ultimi 3 anni, non solo perché se ne è fregato della città, era occupato nel Tribunale a difendersi il suo posto di deputato che gli ha soffiato Pippo Laccoto, perché dobbiamo sempre ricordare che De Domenico è diventato deputato regionale in violazione di legge, e infatti è decaduto. Ma questo è uomo di sinistra. La questione è proprio quella. Non se ne è fregato della città e gli rimanderemo questo qua, le cose fatte, cari miei, una sintesi, sono a malapena 450 pagine, una sintesi, l'1 maggio, l'8 maggio
il nostro Federico Basile apre la campagna elettorale. Con chi? Udito dite, con Cateno De Luca, candidato alla presidenza del Consiglio Comunale. Perché qualcuno ha dimenticato che io sono candidato. Vi cerco il voto, la preferenza per me. Perché? Perché il mio obiettivo è fare il presidente del Consiglio Comunale e cancellare quelle porcherie regolamentari che consentono ai consiglieri comunali di truffare la comunità. Questo è il mio obiettivo. Quindi lo voglio ricordare. L'1 maggio, quindi, dalle 19 in poi, festa del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro svolto, e l'8 maggio, apertura della nostra campagna elettorale. Il 15 maggio, invece, ci sarà il dibattito sul programma. Sfideremo tutti i leoni da tastiera in piazza, prendete nota, venite a metterci in difficoltà. Poi vi comunicheremo dove lo faremo, daremo il microfono a tutti. Venite, sfidiamo tutti i candidati al consiglio, al quartiere, siamo lì, pronti alle vostre domande. Venite, deputazione nazionale, 5 Stelle, 5 Stalle, vi aspettiamo il 15 di maggio. Grande dibattito, a voi il microfono. A voi il microfono. Ci sarà il nostro Federico Basile, ci saremo noi e vediamo tutti i leoni da tastiera che scrivono puttanate se ora usciranno allo scoperto. Ma dico, ancora mi aspettavo il grazie per aver fatto finanziare la cittadella, l'ex cittadella del ragazzo e fare l'ex città del ragazzo e fare la cittadella dei diritti. Mi aspettavo un grazie per aver fatto finanziare la riqualificazione di Capo Peloro, dove ancora c'è quella vergogna Sea Flight. Abbiamo fatto la gara d'appalto, tra poco parte la demolizione e ancora sento discutere della polemica, perché pensate, certe babbette a sta città e certi coglioni in questa città non è che mettono in evidenza il fatto straordinario che dopo decenni di discussione per riqualificare il Capo Peloro, come la discussione per riqualificare la Falce, finalmente si è riqualificato, finalmente c'è il progetto, finalmente ci sono i soldi. No, che si dice? Che si dice? Il mercato, faranno il mercato nella struttura Sea Flight? Ma che cazzo dite? E allora vi dico io le cose come stanno. Di preciso, così, anzi, io ho detto a Salvo Puccio, che è stato dirigente, che ha fatto la gara d'appalto per demolire Sea Flight, scrivimi un appuntino per cortesia, perché c'è troppa confusione, avete capito? Oh, Antonio Pallavecchio, la vendita dell'ex Hotel Riviera, ma c'è, ne diremo di tutto e di più. Allora, ascoltate cosa mi dice Salvo Puccio, perché ancora anche sulla stampa c'è confusione. E allora intanto vi dico una cosa, la struttura Sea Flight nel giro di, credo, 15-20 giorni sarà demolito, perché io ho lasciato i soldi alla città metropolitana e il progetto fatto per demolirlo. Il commissario ha fatto la gara e lo ringrazio per questo, perché voglio dare onore a merito, ci ha dato la prosecuzione a ciò che noi abbiamo stabilito. Quindi sarò io lì, verrò con la mazza, e sarà demolito. Lì ci sarà semplicemente un teatro naturale all'aperto, uno scenario di quelli unico nel mondo. Che cosa gli dovremmo piazzare altro? Riqualifichiamo il pilone con un progetto meraviglioso, chiaro, e quindi questo diventa il ragionamento. Bravo Ciccio Cipolla, cosa dice? Esattamente quello che ora vi leggerò. E così la finiamo. Quindi non si è contenti che abbiamo 10 milioni di euro di finanziamento per riqualificare Capo Peloro e Torre Morandi, comprate dal comune, comprate da me quelle aree strategiche. Abbiamo evitato altre speculazioni. Torre Morandi, si faranno i parcheggi,
Finalmente per Torrefaro si risolvono tutti i problemi endemici, ma noi li abbiamo risolti. Sempre a parlare inutilmente, sempre a sparare minchiate. Ma l'abbiamo risolto noi, anche questo. Avete capito? Oh. Parentesi, abbiamo bisogno delle firme, raccolta firme. Venite sabato in segreteria, qui a Piazza Duomo, per cortesia. Lo dico anche ai candidati, svegliamoci ora, è il momento di chiudere anche questa fase organizzativa. Quindi, signori candidati, ora è il momento di portare le persone e raccogliere le firme. Ci vogliono 750 firme a lista per il comune e 350 firme a lista per quanto riguarda il quartiere. Ok? Sabato, tutta la giornata, si staccherà solo 2 ore, quindi dalle 9 fino alle 13:30 e poi dalle 16 alle 20, sabato. Domenica, tutta la giornata e con tutto anche l'orario, tutta durante la manifestazione che faremo noi l'1 maggio. Va bene? Oh. Giuseppe Schepis cosa ricorda? Bravo Giuseppe. Torre Morandi acquistata con l'avanzo di bilancio comunale mai avuto con le precedenti amministrazioni. 5 milioni, bravo Giuseppe, bravo, ricordiamole le cose, ma le ricorderemo ora uno per uno, perché noi faremo il giro, il tour delle cose fatte, mentre gli altri faranno il tour delle cose che intendono fare ma non sanno che già sono state fatte, finanziate, progettate o addirittura appaltate o con i lavori da iniziare. Ecco quale sarà la differenza. Allora torniamo al tema del Sea Flight. Cosa mi scrive Salvo Puccio? Il concorso di idee bandito dalla città metropolitana di Messina prevedeva un elenco di idee che poi sono elencate nei piani integrati. Questo doveva trovare riscontro nella volontà politica manifestata nel PUDME, chiaro? Nel piano di utilizzo del demanio marittimo. Oh. Adesso che si dovranno fare i progetti nell'area ex Sea Flight, leggo ciò che mi scrive Salvo Puccio, si realizzerà un teatro all'aperto. Purtroppo la notizia non è che finalmente si demolisce una struttura pericolante da oltre 50 anni, la notizia non è che arrivano 104 milioni di euro per la città di Messina, 10 milioni di euro per Capo Peloro, ma la notizia è fare confusione. Che è veramente tipico di qualche anfratto di questa città, fare confusione, non dare merito a chi non fa parte di certi ambientucci, i quali ovviamente mi odiano e mi continuano a odiare, se mi potessero scippare la testa, ma scipperio no, e utilizzano per loro tutti i mezzi, ma io ho tutto conservato, io mi sto segnando tutto, io noto tutto, noto le censure, noto tutto, non voglio dare importanza, me ne frego, tanto. Certe consorterie le sappiamo come sono collegate. Ma la notizia è fare confusione. Il PUDME, piano utilizzo demanio marittimo, portato avanti dalla giunta De Luca, prevede solo la demolizione del fatiscente stabilimento ex Sea Flight e contestualmente sempre De Luca ha già avanzato richiesta presso il demanio per realizzare nell'area liberata un teatro all'aperto. Da 2 anni si aspettava che il demanio regionale sbloccasse la pratica di concessione al comune di Messina e il demanio si trincerava dietro il contenzioso con un privato, grande cazzata. Oggi, finalmente, che il TAR ha dato ragione al comune di Messina, all'amministrazione De Luca, al sindaco De Luca, stabilendo che l'interesse pubblico viene prima di quello privato, con noi, prima non era così in questa città, non era così, si potrà demolire l'ex stabilimento e lo farà tra poco ora la città metropolitana e poi si potrà dare il via libera alla richiesta di concessione del comune per realizzare il teatro all'aperto. Oh. Poi mi ha scritto un altro appunto, sto mascariamento delle iniziative è stucchevole. Non hanno speso i soldi di Portellarena per mettere in sicurezza la discarica, non hanno demolito un relitto sul suolo demaniale, non hanno tolto le fogne dai torrenti, non hanno sistemato i depuratori, non hanno fatto nemmeno un progetto per l'ambiente e ora parlano dell'ex Sea Flight. Questi chi ci ha governato prima di noi, signori. Infatti, perché Jalacco, ormai è notizia ufficiale, io secondo voi non si è candidato alla moglie, mi hanno detto.
qua siamo alla vergogna al cubo, perché è stato rinviato a giudizio per reato ambientale, esattamente per queste cose che dice Salvo Cuccio. Il reato ambientale di cui si parla sono le cose che noi abbiamo fatto, che è successo, siamo arrivati noi e l'abbiamo fatto. Allora giustamente gli inquirenti, che da anni hanno aperto inchieste, dice: ma perché è arrivato De Luca e le ha fatte in soli 3 anni? E chi l'ha preceduto non ha mai fatto una sola cosa di ciò che ha fatto De Luca. Le sapete quasi quali sono le cose a cui si fa riferimento? Ecco perché Jalacqua, Accorinti e altri sono rinviati a giudizio, a quali, per carità, gli auguriamo di uscirne puliti, come si suol dire. Ma il tema di fondo è uno: il rinvio a giudizio è per la mancata messa in sicurezza di Portella Arena, della discarica bomba a cielo aperto, che noi con Daphne Musolino abbiamo fatto e abbiamo completato. E poi c'è l'elenco di ciò che riguarda l'ambiente. Questi sono gli ambientalisti di sinistra che fanno i convegni sull'ambiente, ma azione zero. Cosa mi ricorda giustamente Salvo Cuccio? Dice: sto mascariamento delle iniziative, cioè del finanziamento che abbiamo avuto, è stucchevole. Cosa dice Salvo Cuccio? Non hanno speso i soldi di Portella Arena per mettere in sicurezza la discarica, non hanno demolito un relitto sul suolo demaniale, che è Seaflight, non hanno tolto le fogne da torrente, le abbiamo tolte noi e lo sanno tutti, non hanno sistemato i depuratori, li abbiamo sistemati noi, vedasi Mili e tutte le autorizzazioni che oggi finalmente abbiamo, perché eravamo abusivi ovunque, non hanno fatto nemmeno un progetto per l'ambiente e ora dibattono se dove c'è il Seaflight è giusto che si faccia un mercato. Notizia falsa, e lo voglio dire ai colleghi della stampa, notizia falsa. Il fatto che sia nel concorso di idee non significa un piffero. Non è previsto un euro per fare il mercato dove c'è la struttura Seaflight. Quella è prevista la demolizione, che ora si farà nel giro di qualche settimana. Magari quando sarà demolita finisce anche questa ulteriore sceneggiata dei miei stivali. Perché in questa città qualcuno deve campare soltanto sulla polemica. E basta. Domani siamo al Teatro Golden di Palermo. Si chiude questa prima fase dell'attività. Oh, arrivano notizie qua. Ah, mizzica. Ne parleremo domani anche di questo. Allora, guardate che esce ora, in questo momento. Caso Fenapi, ecco perché è stato assolto De Luca. Cosa dice sostanzialmente Tempo Stretto? Guardate, la prova dei reati fiscali non c'è. È ovvio, non c'era il reato, ci poteva essere la prova. Ecco, la sintesi, perché è uscita la motivazione dell'ultimo processo che ho subito in relazione all'arresto che ho avuto l'8 di novembre del 2017. Ma prima di parlare di questo voglio chiudere con un'ultima cosa. Stavo parlando della manifestazione di domani, 30 di novembre, di aprile, domani alle ore 9:30 al Teatro Golden. Vi aspetto ancora, ci sono 300 posti, ragazzi. Cercate oggi di prenotarli. Su 1.100, 800 già sono prenotati, ancora ce ne sono 300. Deve esplodere domani il cineteatro. Perché tutti pensano che io a Palermo faccio mala figura. E onestamente, io non credo che gli uomini e le donne di Sicilia Vera, io non credo che chi ci sostiene possa consentire che facciamo mala figura domani al Teatro Golden. Lo dico a tutti, agli amici sindaci, agli amici della Fenapi, ai nostri sostenitori. Domani al Teatro Golden di Palermo, 9:30,
vi aspetto, si chiude questo primo ciclo, presentiamo i candidati, i primi candidati della provincia di Palermo, Agrigento e Trapani, presenteremo il nostro primo assessore, il nostro primo assessore regionale, domani, vi aspettiamo. Chiudiamo con quest'ultima chicca che riguarda la questione FENAPI. Oh. E il tema è, pensate un po', De Luca, pur rimanendo punto di riferimento della FENAPI, cosa che non ho mai nascosto, mai, anzi agli inquirenti l'ho sempre detto io, chiaro, il fatto che io sia rimasto, anzi siccome breve lo voglio leggere perché questo ulteriore arresto mi ha fatto molto male, ogni arresto fa male, ma sapete perché mi ha fatto molto male questo secondo arresto dell'8 di novembre del 2017 dopo 3 giorni dalla mia rielezione al Parlamento siciliano? Perché uno di quelli che me l'aveva preannunciato era Maurizio Croce, ma di questo ne parleremo nelle prossime settimane. Maurizio Croce, e questo l'ho scritto anche in lupara giudiziaria, chiamò me, chiamò qualche altro amico, dopo 3 giorni dalla mia elezione al Parlamento siciliano vengo arrestato, l'8 di novembre del 2017. E io perché amo Messina e i messinesi, al di là ora di tutto, di quelle che possono essere certe posizioni isolate? Perché la città di Messina mi ha eletto sindaco a giugno del 2018, nonostante io 7 mesi prima ero stato arrestato. Avete capito? Ecco perché io questa città ce l'ho nel cuore e lavorerò sempre per questa città. Io amo i messinesi. Perché? Perché mi hanno dato fiducia in un momento delicato della mia vita. Io sapevo che sarei stato arrestato. Perché ormai mi rendevo conto. Poi ovviamente Maurizio Croce ha inserito la notizia in termini più concreti, ero pronto. Le consorterie messinesi sono particolari, molto particolari. E bravo Maurizio Croce a fare dossieraggio politico, è bravissimo. E allora escono le motivazioni, sono uscite 2 giorni fa e oggi tempo stretto riporta la sintesi delle motivazioni che sono alla base della assoluzione che il 10 gennaio scorso mi ha riguardato. 18 processi e 2 arresti. Incensurato. Sono incensurato. Caso FENAPI. Perché è stato assolto De Luca? La prova dei reati fiscali non c'è, anche se De Luca era ancora al vertice della FENAPI. Ecco perché le assoluzioni del 10 di gennaio scorso. Udite, udite. I reati fiscali non sono stati provati. E anche se Cateno De Luca continuava ad essere il deus ex machina della FENAPI, anche dopo le dimissioni formali, questo non vuol dire che ci fossero i reati fiscali, appunto. Ecco perché il 10 gennaio scorso l'allora sindaco di Messina e gli altri 8 imputati del processo sul caso FENAPI sono stati assolti. C'è pubblicata qui la sentenza pure, potete vederla. E questa, in estrema sintesi, la ragione di quella soluzione, arrivate alla fine di un lungo processo, di cui ne parla solo Tempo Stretto, e voglio ringraziare Tempo Stretto, perché questa è una cosa per me molto dolorosa, il fatto che se ne dia evidenza della soluzione delle motivazioni, per me è importante, come uomo, come marito, come padre, come politico, è importante. E ora questo la pubblicherò sulla pagina,
Non ci sono altri giornali che hanno parlato di questo. Però quando sono stato mascariato, sono stato massacrato da tutti i giornali. Ora che sono uscita la motivazione, forse non fa comodo ad alcuni pubblicare le motivazioni in questo momento e ricordare che Cateno De Luca è una persona per bene, che Cateno De Luca è vittima delle consorterie messinesi, che Cateno De Luca è stato sempre attaccato con la lupara giudiziaria su input politico. Tutto questo non conviene ricordarlo, giustamente. Non conviene ricordarlo. Andiamo avanti. E questa è, in estrema sintesi, la ragione di quella soluzione arrivate alla fine di un lungo processo. Lo spiega il giudice Simona Monforte nelle 35 pagine di motivazione di sentenza, recentemente depositata. Il monocratico ripercorre il processo, le testimonianze degli investigatori.